Se anche tu sei un'azienda e senti la costante necessità di dati e questi non ti bastano mai, oppure hai talmente tanti dati che non riesci più a capire come questi devono essere gestiti, allora questo video è esattamente per te. I dati sono tutte quelle informazioni che all'interno della nostra azienda raccogliamo dai diversi processi e questi sono volti alla presa di decisioni che possono essere di tipo strategico o operativo. Spesso mi viene chiesta la necessità di raccogliere tantissimi dati, ma nella stragrande maggioranza dei casi nessuno sa esattamente quali sono veramente i dati che servono all'azienda e servono per le nostre decisioni. Il risultato è trovarsi con una mole enorme di dati e non essere in grado di gestirli e quindi di valorizzarli. Le tecnologie ad oggi a disposizione sul mercato ci permettono di raccogliere ingenti moli di dati e ogni secondo centinaia di migliaia di dati, ma dobbiamo essere in grado di gestirli partendo dalla corretta identificazione di quello che voglio misurare e come intendo misurarlo. Solo così possiamo essere in grado di identificare quelli che sono i corretti dati da raccogliere. Quali sono gli step per capire e comprendere esattamente quali sono i dati di cui la nostra azienda necessita? Il primo, dobbiamo identificare gli obiettivi, quindi cosa vogliamo misurare e a quale risultato vogliamo arrivare. Il secondo, dobbiamo costruire degli indicatori coerenti con i nostri processi e coerenti con quello che vogliamo misurare del processo. Il terzo è identificare quali sono i target per capire dove sta il bene e dove sta il male e per avere una bussola che mi guidi verso l'ottimizzazione del nostro processo. Quindi come facciamo a raccogliere questi dati? È fondamentale la selezione del corretto strumento e che questo sia idoneo alle nostre dinamiche interne del nostro processo preciso che stiamo andando a monitorare. Altra cosa è la metodologia con il quale decidiamo di raccogliere tutti questi dati, quindi come li raccogliamo, con quali tempistiche, con quali strumenti e con quale modello di raccolta dati. Cosa non devi assolutamente sbagliare nella costruzione di un modello di raccolta dati? Punto primo, non devi assolutamente iniziare a raccogliere dati senza sapere cosa andrai a misurare e quindi senza sapere cosa effettivamente ti serve. Punto secondo, dobbiamo accertarci che i dati raccolti siano veritieri e siano coerenti con quello che accade veramente all'interno della nostra azienda. Saltare questo passaggio significa avere una mole ingente di dati, ma non fidarsi di quello che viene letto e raccolto dal campo, e quindi perde completamente di significato la nostra raccolta dell'informazione. Quindi, per acquisire fiducia nel dato, è importante seguire i corretti step e le corrette analisi preliminari che stanno alla base di una corretta progettazione di un modello di raccolta dati. Punto 3. Non dobbiamo partire dalla raccolta dei dati per poi arrivare alla costruzione degli indicatori, ma come primo punto noi dobbiamo trovare gli obiettivi e i corretti indicatori. Solo dopo questo passaggio possiamo andare a decidere quali dati raccogliere e con quali tempistiche. Se hai trovato interessante questo contenuto, iscriviti al nostro canale e segui tutti gli aggiornamenti all'interno del nostro sito internet.